lungi da me voler istituire il giorno della memoria, perché no, perché bisogna sempre guardare avanti e guardarsi indietro serve soltanto per ricordare e non dimenticare ciò che va tenuto a mente. Ma non voglio tornare sul discorso Maldini, male, bene, il lavoro che ha fatto, no. C'è solo una cosa che non mi torna e adesso ve la dico. Oggi, un anno fa, si interrompeva il rapporto di lavoro tra il Milan e Paolo Maldini. Detta così, sembra proprio corrispondere al freddo comunicato con cui la società ha deciso di togliersi dalle scatole un dirigente vincente. In realtà il rapporto tra Paolo Maldini e il Milan è indissolubile, non potrà mai... Nessuno, specialmente questi, potranno mai permettersi anche lontanamente di sognare di poterlo in qualche modo interrompere o scalfire o anche semplicemente mettere in discussione, perché c'è una storia dietro, una storia familiare, una storia di appartenenza che si tramanda di generazione in generazione, non solo all'interno della famiglia Maldini ma anche tra di noi. Anche tra di noi che siamo passati di genitore in figlio attraverso un Maldini che rendeva grande il Milan. Quello che è accaduto un anno fa è stato analizzato, discusso, abbiamo provato a fare mille interpretazioni, ma una cosa è certa, che quelli probabilmente un po' più attenti o probabilmente un po' più vecchi o probabilmente un po' più saggi avevano subito intuito che quel momento avrebbe rappresentato uno spartiacque tra la vecchia gestione e la nuova gestione e tra il vecchio Milan, in un certo senso, e il nuovo Milan. Anche se poi, andando ad analizzare ciò che è accaduto, possiamo renderci conto di come quel Milan, nel quale anche Maldini era protagonista, era in realtà già il nuovo Milan. Era già il nuovo Milan, era un Milan che si era mosso attraverso le paludi del risanamento, che aveva fatto di tutto per mettere i conti a posto anche attraverso il lavoro di Paolo e anche con l'approvazione di Paolo, il quale aveva sposato la causa, evidentemente attendendosi un giorno un cambio di rotta, forse non immaginandosi l'arrivo di Redbird, forse non immaginandosi che le cose sarebbero potute così deflagrare in questo modo, non lo so. Quello che però mi resta come interrogativo a un anno di distanza è proprio questa cosa. Cioè, nel momento in cui Maldini ha parlato delle famose frasi, ha parlato del fatto che la nuova proprietà avrebbe agito come la vecchia e che quindi non avremmo dovuto aspettarci colpi da Premier League o da alta Serie A, beh, a quel punto o Paolo diceva una cosa ma dentro di sé ne pensava un'altra, oppure a lui era ben chiaro ed era stato presentato nella maniera più chiara e trasparente possibile quello che sarebbe stato il destino del Milan nella gestione Elliott-Redbird, cioè una gestione fatta di attenzione e cura più ai numeri che al campo. Senza voler entrare nel merito del giusto, non è giusto, il calcio di oggi è questo, il calcio di domani sarà un'altra cosa e chi lo sa. Quello che intendo dire, che mi resta come interrogativo, è: ma lui sapeva a cosa sarebbe andato incontro, sapeva a cosa saremmo andati tutti incontro. Cioè, io dubito, avendo stima di questa proprietà nella misura in cui ci raccontano la verità, quindi ci tolgono completamente la speranza e ci tolgono completamente il lato sogno, questo è grave, però è anche estremamente pragmatico, e io sono una persona estremamente pragmatica, cioè nel senso cerco di conservare dentro di me quell'aspetto fanciullesco che ad esempio mi fa amare tantissimo il calcio e me lo fa guardare ancora, non dico con gli occhi di quando ero piccolo, ma generando in me grandi emozioni. Però dall'altra parte sono anche una persona alla quale piacciono le cose dirette, quindi piace che si dicano le cose come stanno, senza tanti giri di parole e senza raccontarsi fiabe, perché è inutile, soprattutto dopo una certa età. Quello che invece
è sbagliato è non farlo nei confronti del tuo pubblico, del pubblico di una squadra di calcio, i tifosi che non sono certo partner di Cardinale hanno bisogno della componente emotiva, della componente onirica quasi del pallone, perché è fondamentale, aiuta a generare emozioni, aiuta a generare aspettative. Loro questo non mi pare che abbiano molta intenzione di farlo. Ma tornando al discorso, se c'è una cosa che questi qui hanno sempre manifestato è la massima chiarezza e trasparenza rispetto alle loro azioni. Tutto quello che ci hanno detto si è poi grosso modo verificato, tutte le loro intenzioni sono state attuate. Pertanto, cosa possono aver raccontato a Paolo Maldini che non hanno raccontato a noi? Cioè, vedo difficile uno scenario dove a Maldini viene detto: sai, il prossimo mercato ti daremo 150 milioni di euro in mano, più le cessioni se vorrai farne oppure no, e faremo una squadra competitiva perché il nostro obiettivo è quello di andare a vincere le coppe. Ci credete voi una cosa del genere? Dubito. Credo che ci fosse più che la lato proprietà che dice a Maldini queste cose, credo che ci sia stata una componente di permettetemi il termine, so che non è giusto perché io, figuratevi se io non sono un maldiniano, inteso come grande rispetto per un capitano del Milan, per uno che ha scritto la nostra storia, per un professionista serio, ineccepibile e oltretutto da dirigente anche vincente, ma proprio perché sono un maldiniano posso permettermi di ipotizzare forse una punta di presunzione buona, intesa come voglia di provare a superare il limite che la tua proprietà ti ha imposto, cercando di convincerla per il bene del Milan a fare cose che la proprietà non ha alcuna intenzione di fare. Questa può essere l'unica chiave di lettura che mi viene in mente, perché ripeto, anche Maldini è stato fin troppo diretto certe volte, persino scadendo un po' nell'inopportuno, almeno questa è stata la mia opinione e l'ho detta, ci sono i video a riguardo, per cui anche chi pensa che io sia un difensore a spada tratta di Maldini, un odiatore a spada tratta di questi, sbaglia, perché in realtà io ho mosso critiche a Paolo Maldini, ovviamente non sapendo quale sarebbe stato l'epilogo di questa triste vicenda. Se l'avessi saputo magari avrei provato a passar sopra a certe dichiarazioni per evitare di perderlo. Ma ecco, come può essere andata? Come può essere diverso ciò che hanno detto a lui da ciò che hanno detto a noi? Non c'è nulla che ci possa far pensare che le loro intenzioni non siano quelle annunciate, enunciate, raccontate, dispiegate, espresse, manifeste da Scaroni, da Cardinale a Scaroni, a Furlani e basta, perché sono questi che parlano, gli altri non parlano, per fortuna. Sarà andata così? Non sarà andata così? Non lo so, mi sembra strano. Ecco, mi sembra un po' che Paolo, che oggi viene che oggi si sogna, alcuni lo sognano, ritornare alla casa Milan, a prendersi casa Milan su un cavallo bianco, naturalmente con uno sceicco sulle spalle, e mi sembra che Paolo questa cosa abbia già provato a farla, cioè abbia già provato a indirizzare le volontà di una proprietà arcigna e finalizzata al profitto verso una sorta di svolta sentimentale quasi, che non è accaduta, che non è avvenuta, che non poteva avvenire, perché forse ha sottovalutato la prepotenza del bisogno da parte di questa società, di questa proprietà, cioè di corrispondere a chi i soldi li ha messi nel fondo e non certo a noi e non certo ai tifosi. Pertanto, se da un lato questa cosa ci fa un po' rabbia quasi, dall'altra parte, se davvero fosse così, andrebbe ad alimentare quella cornice di sogno e anche di grande malinconia nei confronti di un dirigente che si è messo da solo in una posizione scomoda, come ad esempio l'autodefinirsi garante del milanismo, ma adesso, un anno di distanza, in molti hanno capito, noi e tanti altri avevamo già capito, ma in molti hanno capito che cosa volesse dire quella cosa, cioè che cosa volesse dire porsi, cosa volesse dire essere una figura di
di rappresentanza, essere un dirigente. Abbiamo letto anche le parole del direttore sportivo del Bruges in relazione alla trattativa decaterale dell'anno scorso. Cosa voleva dire avere una figura come Paolo Maldini in dirigenza, ovvero il suo essere Paolo Maldini, il suo nome che lo precedeva, la sua fama che lo precedeva, la sua serietà e poi anche la sua competenza, perché al di là di un mercato che ancora molti gli imputano, giusto o sbagliato, poi vabbè, è chiaro dal punto di vista dei risultati, ma è sempre un concorso di cose, no? Come quest'anno, non è che è sempre colpa di uno, e infatti l'abbiamo detto anche per Pioli, non è che è stata solo colpa di Pioli. Ma l'aver perso Maldini a un anno di distanza ci ha fatto capire, anzi ha aperto gli occhi a molti, su quali sono, oltre alle reali intenzioni, che ovviamente tutti conosciamo, anche un po' così quel sentimento di appartenenza rispetto al quale lui era legante tra noi e il Milan, tra noi un Milan che si vede giorno dopo giorno trasformare in un qualcosa che noi non sentiamo nostro, che non ci appartiene, e quel lato invece suo, quel lato di vecchio corso, di vecchia gestione, di vecchio modo di porsi, del quale adesso avremo veramente tanto bisogno.